giorni abbiamo visto come il suo Veneto, regione considerata da sempre un modello virtuoso nella gestione della pandemia, ha invece dei numeri di contagio alquanto preoccupanti. Colpa della variante inglese e delle altre varianti autoctone che sono state riscontrate negli ultimi giorni, secondo lei? Ma guardi, penso proprio di no. Lei consideri, il Veneto ha fatto 36 sequenze complete finora pubblicate e nessuna corrisponde alla variante inglese. Dopodiché sono stati sequenziati dei pezzetti di virus e sembra che alcuni pezzetti condividano delle mutazioni, ma questo non vuol dire che siamo in presenza della variante inglese e che la variante inglese sia responsabile del contagio in Veneto. Io penso che il problema del Veneto è legato fondamentalmente a due fattori. Uno, la zona gialla, che è stata in qualche modo influenzata o determinata da questi 21 parametri, tra cui pesa moltissimo il posto delle terapie intensive, che in qualche modo creano questo effetto paradosso. Il virus circola perché ci sono più posti in terapia intensiva, quindi più persone si ammalano e più persone poi di fatto muoiono come probabilità. L'altro è quello di aver puntato tutto sui tamponi rapidi, che hanno una sensibilità bassa e hanno permesso in qualche modo che le RSA venissero infettate. Guardi, in Veneto abbiamo una percentuale di SRA infettate senza precedenti e questo è dovuto al fatto che il personale dell'RSA è stato screenato con i tamponi rapidi. Ok, il governatore Zaia oggi dice abbiamo questi numeri perché facciamo più tamponi degli altri. Lei invece ci sta dicendo abbiamo quei risultati perché si fanno tamponi, troppi tamponi rapidi rispetto a quegli altri? Ho capito bene? Guardi, è una questione statistica. Più tamponi si fanno, teoricamente, se questo è valido, e più si interrompono le catene di trasmissione. Quindi è vero, si creerebbe facendo tantissimi tamponi all'inizio e per pochi giorni un aumento dei casi, ma poi questo dovrebbe essere seguito, se si interrompono le catene di trasmissione, da una drastica diminuzione e da una diminuzione dei morti. Qui invece abbiamo un aumento costante dei casi e dei numeri di morti senza precedenti. Chiaro. Quindi è sbagliata proprio la lettura. Allora, grazie professor Crisanti, la lasciamo al suo lavoro. Io prima di andare in...